Fondazione Hermann Geiger si apre all'arte contemporanea per la prima volta con una mostra che ha per protagonista Liz Gehrer, artista a mio avviso dalle capacità creative straordinarie, svizzera di origine. E la mostra durerà fino al 29 maggio e ha un'installazione che consta di 5 zone all'interno della sala. Le peculiarità principali dell'artista sono quelle di cogliere l'attimo della vita dell'uomo, con l'uomo che è principale protagonista di ogni installazione dell'artista stessa. Un uomo che è particolarmente sottoposto alle influenze esterne, alle notizie che comunque possono cambiarlo, alla caducità e alla vecchiaia che lo porta fino alla fine dei propri giorni, e indaga principalmente su questa cosa, con alcune installazioni a mio avviso particolari come Beflügelt, che è l'albero dalle ali bianche che mi riportano molto alla trasfigurazione, molto romanticamente la trasfigurazione alla veste del Cristo, e che si eleva, porta l'osservatore in uno stato di estasi. E oltretutto una cosa molto importante dell'artista è che utilizza materiali poveri, considerati poveri, come carta, cartone e per alcune particolari installazioni come Vestrict, che noi abbiamo identificato come il labirinto, con griglie di ferro che fanno sì che la griglia stessa intrappoli la pelle, l'anima e la vita dell'uomo stesso. Di un progetto più ampio che abbiamo noi come Fondazione Geiger di portare la cultura a 360 gradi, quindi nel corso di questi 2 anni abbiamo spaziato fra i temi più vari e ora siamo approdati a questo tipo di mostra in cui crediamo molto. Mi sembra una mostra di alto livello e abbiamo portato, diciamo, un pezzetto di cultura straniera qui da noi. La mostra Liz Gehrer, l'uomo fra influssi e cambiamenti, è aperta fino al 29 maggio nella sala espositiva della Fondazione Geiger in Corso Matteotti 47 a Cecina. L'ingresso è dalle 16 alle 20 tutti i giorni tranne il lunedì e appunto l'ingresso è gratuito.